Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education. La mia Costituzione è bella perché... Un podcast a cura di Marina Territano, responsabile editoriale della redazione Tramontana, area giuridico-economica. Buongiorno. Oggi parliamo dell'articolo 5 della Costituzione italiana con il professor Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo, direttore del corso di laurea in giurisprudenza dell'Università Luis Guido Carli e direttore del Centro di Ricerche sulle Amministrazioni Pubbliche Vittorio Bachelet. Bernardo Giorgio Mattarella è autore di numerose pubblicazioni, di recente anche autore insieme a Carlo Cottarelli di un corso di diritto ed economia per il primo biennio con la casa editrice Tramontana. Ascoltiamo ora il testo dell'articolo 5. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Buongiorno professore, e grazie per aver accolto anche questo ulteriore invito. Ci eravamo già visti per la puntata sull'articolo 1 ed ora siamo qui per parlare dell'articolo 5 della Costituzione italiana, che si apre stabilendo che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. Perché le autonomie locali hanno bisogno di essere riconosciute e promosse? Quella dell'articolo 5 non è una formulazione casuale. La Repubblica riconosce le autonomie locali perché le autonomie locali sono nate molto prima della Repubblica. La Repubblica le ha trovate e decide di rispettarle e valorizzarle. Questo vale innanzitutto per i comuni, che sono la più naturale tra le forme di organizzazione politica perché riflettono la tendenza umana alla vita associata. Le persone si aggregano in centri abitati che hanno sempre avuto un'organizzazione pubblica e per secoli sono stati riconosciuti come enti autonomi. Questo è successo ovunque, ma in Italia in modo particolare perché proprio per l'assenza di uno Stato unitario in molte zone del paese i comuni hanno goduto per secoli di grande autonomia. Anche le province preesistevano allo Stato, perché in molte zone dell'Italia esistevano enti di governo di dimensione sovracomunale già prima dell'unità. E poi è arrivato lo Stato nazionale. Esattamente, anche se con un certo ritardo rispetto ad altri stati europei. Lo Stato italiano, come è noto, è nato solo nel 1861, quando stati come Francia, Spagna e Regno Unito esistevano già da secoli. Comunque è arrivato e ha imposto la propria autorità sugli enti locali. Le leggi dello Stato prevalgono sui regolamenti degli enti locali, che hanno l'autonomia che lo Stato decide di lasciare loro. È alla luce di queste vicende che va letto l'articolo 5. Adesso è chiaro perché la Costituzione si esprime in questi termini, ma l'atteggiamento dello Stato nei confronti degli enti locali è sempre stato così favorevole? La loro autonomia è sempre stata riconosciuta? No, prima della Costituzione repubblicana l'atteggiamento dello Stato era molto diverso. La questione delle autonomie era molto dibattuta già nel corso del Risorgimento. Mentre si immaginava lo Stato unitario, si discuteva del ruolo che gli enti locali avrebbero avuto al suo interno. Qualcuno ipotizzava anche uno Stato federale, simili ad altri Stati nati dall'unione di enti sovrani, come gli Stati Uniti d'America e la Svizzera. Però andò diversamente. Dopo il 1861 prevalse l'esigenza di consolidare l'unità nazionale e per questo il Regno d'Italia fu uno Stato molto accentrato. Durante il fascismo poi l'autonomia di comuni e province fu del tutto mortificata, tanto che si smise di eleggere i consigli comunali e provinciali. La Costituzione repubblicana rappresenta quindi un momento di svolta per le autonomie. In seguito, con la riforma costituzionale del 2001, il principio di autonomia è stato ulteriormente valorizzato, ampliando le funzioni delle regioni e degli enti locali. Ecco, parliamo delle regioni. Anche le regioni sono nate prima della Repubblica? No, le regioni sono un'invenzione della Costituzione, prima non esistevano. E nonostante siano previste fin dal 1948, la maggior parte delle regioni ha cominciato a funzionare solo nel 1970, dopo le prime elezioni regionali.
ma sono state introdotte con la stessa logica di limitazione del potere centrale e di creazione di sedi di governo più vicine ai cittadini. Alle regioni la Costituzione riconosce una grande autonomia e poteri molto rilevanti. A differenza degli enti locali, le regioni hanno la funzione legislativa. Possono emanare leggi che stanno sullo stesso piano delle leggi dello Stato fatte dal Parlamento. Dunque lo Stato e le regioni possono fare le leggi. E gli enti locali che cosa fanno? Gli enti locali e i comuni in particolare sono per così dire gli enti amministrativi per eccellenza. La Costituzione attribuisce allo Stato e alle regioni la funzione legislativa, ma stabilisce che le funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che esigenze di esercizio unitario inducano ad attribuirle alle province, alle regioni o allo Stato centrale. Pensiamo a quante sono le cose di cui si occupano i comuni: gli autobus, i taxi, la manutenzione e l'illuminazione delle strade, gli acquedotti, lo smaltimento dei rifiuti, l'edilizia, il commercio, i servizi anagrafici, l'assistenza agli anziani o ai disabili, il trasporto degli studenti, le piscine, le biblioteche e tanto altro. Nella logica della Costituzione, lo Stato e le regioni sono soprattutto enti di regolazione e di programmazione, mentre gli enti locali sono soprattutto enti di amministrazione. Nonostante la pioggia caduta nelle scorse ore, la grave siccità perdura nei paesi della nostra provincia. I sindaci prendono i provvedimenti del caso, invitando a un uso responsabile dell'acqua. Tra i primi cittadini sensibili alla problematica spicca il sindaco di Villa di Tirano, Franco Marantelli, che nei giorni scorsi ha emesso una ordinanza specifica proprio per cercare di rallentare il più possibile il fenomeno dello spreco del prezioso, a quanto pare oggigiorno sempre più limitato bene. È il primo in provincia. O ci si responsabilizza o si deve razionare. Nel recente avviso alla cittadinanza, appeso nelle bacheche comunali e che richiama l'ordinanza del 19 luglio scorso, che vieta il prelievo e consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienici, si legge che, a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteo e climatiche, caratterizzati da perdurante scarsità di precipitazioni, si sta verificando un'importante criticità idrica e una rilevante riduzione dell'apporto idrico delle sorgenti e che questa preoccupante situazione può provocare gravi disagi e inconvenienti di natura igienico e sanitaria. E questo disegno viene rispettato? Non sempre, perché sia lo Stato sia le regioni tendono a volte a espandere le proprie funzioni e a comprimere l'autonomia degli enti locali. L'articolo 5 stabilisce che la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Il senso di questa previsione è che le leggi non devono essere troppo dettagliate e invasive, ma devono stabilire principi e operare le scelte fondamentali, lasciando i dettagli agli enti locali. Ma le leggi spesso sono estremamente dettagliate al punto da compiere quelle scelte concrete che dovrebbero rientrare nella sfera dell'amministrazione e non in quella della legislazione. E le regioni, che la Costituzione aveva immaginato come enti leggeri, hanno sviluppato grandi apparati amministrativi. Regioni ed enti locali sono autonomi. Ma in che cosa consiste esattamente questa loro autonomia? L'autonomia degli enti territoriali è innanzitutto un'autonomia politica, cioè il potere di darsi un proprio indirizzo politico che può anche essere diverso da quello dello Stato centrale. Ci sono molti altri enti autonomi che hanno altre forme di autonomia, per esempio l'autonomia normativa, cioè il potere di darsi proprie regole, o l'autonomia finanziaria, cioè di avere entrate economiche proprie. Ma solo le regioni e gli enti locali hanno autonomia politica, perché come lo Stato sono rappresentativi di una comunità insediata su un territorio che elegge i propri rappresentanti. In altri termini, sono enti politici, i cui elettori scelgono tra diversi candidati, tra diversi partiti, tra diversi programmi elettorali. Da questa natura politica degli enti territoriali consegue un'altra caratteristica importante che li distingue da tutti gli altri enti pubblici. In un certo senso possono stabilire le proprie funzioni. Gli enti pubblici non politici hanno competenze specifiche. Una scuola si occupa solo di istruzione, una ASL solo di sanità, l'INPS solo di previdenza, il CONI solo di sport e via dicendo.
Le regioni e gli enti locali invece possono occuparsi praticamente di tutto, con le sole eccezioni delle funzioni che la legge riserva allo Stato, come la difesa e le relazioni diplomatiche. Si dice infatti che le regioni e gli enti locali sono enti a fini generali, nel senso che la loro azione non ha fini delimitati dalla legge. Possono decidere, per esempio, di organizzare concerti all'aperto d'estate, di mettere biciclette elettriche a disposizione dei cittadini o di assicurare la connessione Wi-Fi nei luoghi pubblici. Ma se gli enti territoriali sono autonomi dallo Stato e possono decidere le proprie funzioni, non c'è il rischio di sovrapposizione? La Costituzione si preoccupa in qualche modo di dividere i compiti tra i diversi livelli di governo? Sì, la Costituzione ripartisce sia la potestà legislativa sia le funzioni amministrative. La potestà legislativa viene ripartita per materia tra Stato e Regioni. Alcune materie spettano allo Stato, altre alle Regioni, in altre ancora lo Stato pone le norme di principio e le Regioni quelle di dettaglio. Tuttavia le incertezze sono frequenti perché le materie si intrecciano e si sovrappongono, così spesso la Corte Costituzionale deve stabilire se una legge dello Stato ha violato le prerogative delle Regioni o viceversa. Per le funzioni amministrative invece la regola è che spettano ai comuni, salvo eccezioni. Queste eccezioni però sono numerose. Pensiamo per esempio alla sicurezza pubblica che spetta allo Stato per la delicatezza delle funzioni di polizia, o anche alla scuola. Le scuole pubbliche dipendono dal Ministero dell'Istruzione, cioè ancora dallo Stato, in modo da assicurare un livello unitario di istruzione. Quindi lo Stato centrale e gli enti territoriali devono coesistere e collaborare. Come avviene questa collaborazione e come si fa a evitare che Stato ed enti territoriali siano costantemente in conflitto per le rispettive competenze? Il principale strumento di raccordo tra Stato e autonomie, cioè l'elezione del Senato a base regionale, non è mai stato attuato. La Costituzione prevede che il Senato sia eletto a base regionale. L'idea era che i senatori portassero in Parlamento il punto di vista delle autonomie. Di fatto però il sistema elettorale del Senato non è molto diverso da quello della Camera e non ha mai garantito questo risultato. Di conseguenza il coordinamento tra Stato e autonomia avviene in altre sedi. Le principali sono le conferenze intergovernative, conferenza Stato-Regioni, conferenza Stato-Autonomie locali, conferenza unificata. Sono composte dal Ministro per le autonomie, dai presidenti delle regioni e da rappresentanze di sindaci e presidenti di province. Non sono previste dalla Costituzione, ma sono sedi molto efficienti per prevenire conflitti e raggiungere accordi. L'articolo 5 parla non solo di autonomia, ma anche di decentramento. Qual è la differenza? L'autonomia riguarda il rapporto tra Stato ed enti territoriali, mentre il decentramento è un assetto interno allo Stato. Il decentramento significa che non tutti gli uffici statali devono stare a Roma e non tutte le funzioni dello Stato devono essere svolte a livello centrale. Il decentramento prevede quindi che vengano attribuite funzioni rilevanti agli uffici periferici dello Stato, come le prefetture, le questure, i commissariati di polizia, gli uffici scolastici regionali e le scuole, le soprintendenze ai beni culturali e ai musei, i provveditorati e le opere pubbliche, i comandi e i reparti dei vigili del fuoco. La Costituzione parla di decentramento amministrativo perché sono ovviamente le funzioni amministrative a essere decentrate, non quelle legislative. Il Parlamento sta a Roma, ma la pubblica amministrazione è distribuita su tutto il territorio nazionale. Grazie professore. Anche l'articolo 5 è un po' più chiaro per noi e per i nostri studenti. Grazie davvero. Grazie a voi e tanti auguri agli studenti. Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di La mia Costituzione è bella perché, un podcast a cura di Marina Territano, responsabile editoriale della redazione Tramontana, area giuridico-economica. Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education. Le fonti degli inserti audio di questo episodio sono indicate nella sinossi.